Ciao, sono Elisabetta, sono un SNF di Esenaure Camerino ed oggi a Camerino si è svolta la prova per il tuo Erasmus con SN e io sono il presidente di commissione per questo concorso. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Federica. Laura. Mi chiamo Giuseppe. Amina. Ciao, io sono Giorgia. Ciao, sono Chiara. Che cosa studi, Chiara? Studio biotecnologie. ACTF. Studio biotecnologie. Farmacia. Scienze e tecnologie del fitness, dei prodotti della salute. Studio matematica. Che cosa pensi di ESN e di questo concorso? ESN secondo me è forse un'associazione che dà la possibilità a tutti quelli che vengono all'estero qui in Italia di conoscere altra gente e di ambientarsi il più velocemente possibile. Allora, ESN inizialmente sinceramente non lo conoscevo. Però quando sono venuta oggi al concorso me l'hanno presentato e mi sembra un'associazione molto utile per le persone che vanno a fare l'Erasmus, non sanno dove vanno, cosa faranno, cosa ti aspetterà. Mi sembra utile perché ti aiuta, ti indirizza, ti aiuta a conoscere le persone, quindi mi sembra positivo. Inizialmente pensavo che ESN fosse soltanto un gruppo che organizzava feste, mentre invece ho visto che si occupa anche di cose più importanti, come ad esempio accogliere gli studenti Erasmus. Devo essere sincera, non conoscevo ESN prima del concorso, però sono molto contenta dell'opportunità che mi è stata offerta e spero che in futuro altri studenti Erasmus partecipino al concorso, perché è davvero una bella esperienza. Penso che questo concorso sia un'ottima idea, visto che mette a disposizione 4 borse di studio e nonostante la competizione sia molto forte, è un modo per iniziare a mettersi alla prova proprio all'interno dell'Erasmus. Ringrazio ESN perché ha dato la possibilità a noi che stiamo per partire di avere un'ulteriore borsa di studio. I soldi fanno sempre comodo in questo momento di difficoltà, quindi ringrazio ESN, Camerino e ESN Italia. Penso sia comunque un ottimo concorso, un'ottima opportunità. Anche se essendo a livello nazionale è comunque abbastanza difficile, però è sicuramente un'ottima opportunità. Dove andrai in Erasmus e che cosa ti aspetti dalla tua esperienza Erasmus? Andrò a Ghent. A Ghent, in Belgio. E mi aspetto di conoscere nuove persone e approfondire la lingua inglese, che è uno dei miei obiettivi principali. E spero di trovarmi bene con il sistema dell'istruzione appunto del Belgio. Andrò a Siviglia e frequenterò un'università completamente in spagnolo. Io andrò a Siviglia, in Spagna, e nonostante frequento il mio corso di laurea in inglese, in realtà ho scelto una meta in cui appunto dovrò parlare spagnolo, quindi in realtà uno dei goal che spero di raggiungere è quello di imparare un'altra lingua, appunto lo spagnolo. E soprattutto è una nuova esperienza, quindi spero di appunto di affrontare questa nuova esperienza e di vedere come riesco in un nuovo ambito. Sarà un modo per mettere alla prova le mie capacità con le lingue e per vedere come riesco ad adattarmi ad un posto completamente diverso da quello da cui sono cresciuta. Allora io andrò in Polonia, esattamente andrò a Danzica e mi aspetto di trovare una cultura totalmente diversa da quella italiana. Non dicono che sia un ambiente molto freddo, vediamo se i polacchi sono freddi e vediamo di crescere ulteriormente. Andrò a Parigi e non ho grandi aspettative, spero soltanto di passare 9 mesi indimenticabili in cui studierò, conoscerò tante persone e imparerò meglio la lingua.